è un mondo ormai distrutto e sconvolto da questa follia. È una cosa malinconica. D'altra parte, questi che ti hanno fatto i messaggi sulle parolacce dovrebbero pensare che un tempo si poteva almeno pregare, non puoi più andare in chiesa. Hanno chiuso le chiese per 3 mesi, hanno bloccato i preti che facevano le messe, hanno mandato i carabinieri in chiesa. Un tempo la peste aveva tra le sue soluzioni la preghiera, che non vuol dire che Dio debba fare dei miracoli, ma che l'uomo ha speranza in un bene che invece viene completamente allontanato, e c'è una minaccia continua del male, e Dio si chiama vaccino. Oggi Dio si chiama vaccino. Quando hanno trovato il vaccino, hanno dovuto speculare e fare miliardi con i vaccini, saranno contenti. D'altra parte fanno miliardi con le mascherine. La mascherina vuol dire che ogni giorno arrivano o vengono acquistate 30 milioni di mascherine, un affare colossale, nessuno ci pensa, è talmente inutile, e anche quando è inutile perché comunque il virus passa attraverso la mascherina, che in Svezia, dove non la usano, ci sono meno morti che in Italia, ma non perché sono di meno, è in percentuale. In Albania, che è un paese povero apparentemente, io ho parlato col Premier, non la usano, non fanno terrorismo, non ti fanno vedere tutti i giorni una... E poi vedi che adesso però fanno vedere tutti i giorni la situazione drammatica, i contagiati, ma non vedi più gli ospedali, perché le persone riguardo all'ospedale sono un numero assolutamente fisiologico, si ingannano da soli, però sono qua 6 mesi che fanno vedere soltanto situazioni drammatiche, elenchi di contagiati, però purtroppo hanno pochi morti e quindi non riescono più a sfruttarli, fanno schifo. Dio deve fulminarli. Scusami, perché lo farebbero? E chi è che muove le fila? Perché speculano sul vaccino, speculano sulle... I medici hanno finalmente la possibilità di una sanità locupletata, e quindi figurati se abbassano la guardia, hanno più denari, possono assumere medici senza fare concorsi, va benissimo anche questo, possono aumentare le garanzie sanitarie, possono vendere 30 milioni di mascherine al giorno, una cifra enorme con cui faresti vivere tutti i poveri, e che la gente non ci pensa perché dorme, però facciano quello che vogliono. Io ho una sola certezza, che il virus lo prende solo chi ha paura, chi non ha paura non lo prende. Ah, questo è quello che pensi tu. Trump... Sì, è vero che Berlusconi più sì. Di tutti aveva professioni, quando andavi a trovarlo dovevi andare a fare il Tampax a San Raffaele, dovevi arrivare, è stato circondato, gli hanno fatto un cordone sanitario che non sì. È servito a nulla, ha preso lo stesso. Sì, e poi ne è uscito, ha detto anche che mai nella vita aveva avuto quella paura, no? L'hai sentito? Ha detto mai nella vita. Però è guarito. Allora, dico, non è guarito perché è ricco, che c'entra, non è che ha avuto cure più degli altri. Ah no, vabbè, questa è una stupidaggine. Si tende a guarire dal coronavirus, si tende a guarire. Cioè non è una malattia mortale, non è la peste, non è la norma, non è la morte, è la guarigione. Allora, quelli che muoiono, muoiono perché o hanno avuto la sfiga di una carica più intensiva, ma al 99,9% hanno avuto delle patologie che sono state potenziate dal coronavirus. Però nessuno potrà dire che il coronavirus fa morire in sé, perché se uno va a vedere tutti i morti dell'epoca alta, sono tutti dai 79 anni in su, non c'è un solo morto fra i 10 e i 30 anni, e ce ne sono 4 in tutta la storia del coronavirus sotto i 10 anni, probabilmente perché avevano qualche disfunzione. Quindi se dobbiamo ragionare sui dati che io guardo continuamente, dobbiamo pensare che l'idea che per il coronavirus uno possa andare da una casa all'altra, all'epoca era così, devo portare la mascherina che passeggiare nel bosco, è qualcosa che ti fa un certo effetto, insomma, vuol dire che evidentemente hanno scelto delle misure ragionevoli, convincendo le persone che sono state contagiate nel cervello. Sì, la cosa che ti si può chiedere rispetto all'Italia, tu ci hai parlato, ma per esempio in Francia, a Parigi, nel Regno Unito, negli Stati Uniti si comportano allo stesso modo, suppongo, no Vittorio? Mascherina no, la indossano? Se tu supponga, non mi sono informato specificamente della mascherina in Inghilterra, ma posso dirti che in Austria non c'è, in Germania non c'è, in Spagna non c'è, in Albania non c'è, in Svezia non c'è. E noi saremmo in Europa, per cui poi se qualche altro paese la vuole adottare, può anche darsi, non lo so. Io guardo... Ho parlato personalmente con il presidente albanese che mi ha detto qui nessuno porta la mascherina e nessuno fa terrorismo mediatico.
Ecco, però adesso la cosa coinvolge anche te, anche uno come te che la indossa più che altro per moda, no? La tua mascherina personale. Che farai oggi scendendo in strada? Che fai? No, la metti o no? Ho letto il DPCM, dice che possono essere esonerati dalla mascherina quelli che hanno una ricetta medica. Per me farò fare una ricetta, perché ho problemi respiratori da sempre. Io ho un raffreddore tutto l'anno, quindi farò fare una ricetta e risulta che posso comportarlo. E così abbiamo finito la storia. Ah, vabbè. Vittorio, grazie, buona giornata.